Hey guys, bentornati nel canale di Chiari Lady Boss. Oggi la Lady Boss è con... Ciao! Giacomo da Genova. È il mio coinquilino per un mese e mezzo. Sì. E oggi ha deciso di fare un vlog con me. Andiamo alla scoperta di 4 rooftop a New York. Sono tra i miei preferiti. Partiamo da Manhattan e partiamo dallo Skylark. Tu sei mai stato in un rooftop? No, mai, è la prima volta. Check it out. Ho detto che una delle domande ricorrenti è appunto quella di dove andiamo a bere questa sera, quali sono i rooftop migliori di New York, dove possiamo andare a prendere un drink con vista. Anche grazie a Giacomo che mi ha ricordato che dovevo fare un vlog sui rooftop, per voi alcuni dei miei rooftop preferiti a New York. E si vede Times Square là sotto. Ah, 30° piano, 2 passi da Times Square. Come vedete la vista principale è l'Empire State Building. Allora, lo Skylark apre da lunedì al venerdì alle 4:30 tutti i giorni, chiude circa l'1:30 alle 2. Siamo arrivati all'apertura, sono le 5 di pomeriggio. Non c'è assolutamente nessuno perché appunto è apertura. Assicuratevi quindi che non ci sia nessuna festa privata. Qui si vede anche l'Elsi, quel rooftop lì. E poi se avete uno zaino dovete per forza lasciarlo qua al coat check, come sta facendo Giacomo. E ricordatevi di lasciare un dollaro di mangia. Cioè, questa è una roba super italiana, eh. Rullasse una paglia, si dice da me. Rullasse una paglia. Costano un sacco le sigarette a New York. Bisognava... Davvero? Sì. L'ha detto in qualche vlog. Quanto costano, Giacomo? Tipo 12-15 dollari a pacchetto. Mm. Quindi hai deciso di portarti mezzo chilo. Ho fatto scorta alla casa, sì, troppo tabacco. Patrizia fa la sfilata. Voglio vedere la tua impressione. Wow. Vi piace sto posto? Bellissimo. Perché? Molto bello, non vale di farmi. Da qua? Se non posso sporcarmi, sì. Aspetta, magari ti vuoi tuffare in piscina? Non lo so, l'ho ancora vista. Dai, andiamo a vedere. Andiamo. One Hotel, uno dei miei rooftop preferiti a Brooklyn. Dietro di me la piscina con vista meravigliosa su Manhattan. Eccola qua. E si vede anche la Statua della Libertà. Siamo all'11° piano dell'Hotel One a Dumbo. Bagno con vista, uomini e donne insieme. Il locale apre tutti i giorni alle 7 fino alle 11 di sera. Potete
prendere la prenotazione. La parte aperta è l'11° piano e la parte chiusa è il 10° piano. E la piscina è utilizzabile solo dagli ospiti dell'hotel. Piccola parentesi dal futuro per poi tornare al passato. Visto che tra ieri e oggi, guardando le mie storie dove parlo di rooftop e del vlog che sarà per uscire sui rooftop a New York, mi avete fatto delle domande e dato che nel passato non sono state coperte le risposte, volevo appunto aprire una piccola parentesi per farvi sapere che innanzitutto ricordatevi che nei rooftop non possono entrare persone sotto ai 21 anni, neanche accompagnate da un adulto. Ci sono alcuni rooftop dove è concessa l'entrata a minori di 21 anni solamente entro un certo orario, per esempio entro le 5, le 6 o le 7, quindi prima che arrivi il buttafuori. Sono dozzine e dozzine e dozzine di rooftop pubblici a New York, non sono riuscita a trovare il numero esatto, anche perché ne continuano ad aprire in continuazione un sacco. I rooftop sono quei bar in cima ai palazzi, che possono essere hotel o palazzi residenziali, e i rooftop che vi mostrerò sono aperti al pubblico. Nei rooftop non c'è nessuna cover, quindi non c'è un biglietto di entrata, a meno che non ci sia un evento, e solitamente se l'evento è privato, per quella sera o per quella fascia oraria il rooftop viene chiuso al pubblico. Quindi mi raccomando, se volete essere sicuri di entrare in uno specifico rooftop, date un colpo di telefono o addirittura visitate il sito. Qua nell'info box vi lascio il link all'articolo che ho scritto nel blog riguardo ad altri rooftop a New York. Dal futuro è tutto, torniamo al passato. Siamo arrivati al Public, un hotel fighissimo nell'Lower East Side. Vi faccio vedere prima la hall e poi saliamo sul rooftop. Ma l'entrata non è la stessa. Cioè, guarda che stessa. Praticamente stiamo bloccando il traffico dell'entrata per fare le foto qui sulle scale mobili. Ok, non c'è nessuno, vai. E già qua mi sta facendo le foto. Dietro. Eccolo lì, lo vedete? E io sono sulle scale mobili. Che figata, le adoro. Salgo e poi scendo. Quello Giacomo che mi riprende. No, fa le foto. Quindi, questa è l'entrata ufficiale del Public. Noi stiamo andando al rooftop. Dobbiamo passare tramite un corridoio nero e lungo. Aiuto, paura. E sarebbe qua. Dietro l'angolo dove c'è il parcheggio, cioè qua bisogna fare il corridoio dove adesso vi porto, questo corridoio qui che di solito è sempre pieno di gente se arrivate tardi o durante il weekend. Mi hanno detto che non posso usare la telecamera su. Ovviamente siamo tornati nella hall, però almeno ci abbiamo lo stamp, se no non ci farebbero salire. Mi raccomando di andare dentro questa linea perché è l'unico ascensore che va sul rooftop. Io non me lo ricordavo. Oh, il Public è una figata, spero che sia figo anche il cocktail, questo. Questa la vista uptown. Allora, importantissimo è che c'è solo un ascensore che sale e è quella che vi ho fatto vedere dove c'è l'insegna roof. Non c'è nessun pulsante, arriverà in automatico e c'è un buttafuori dentro l'ascensore che vi farà salire. Ma avevano detto che non potevo riprendere, invece non è vero. Giacomo se la sta godendo lì sul divanetto, si è preso uno spritz. Com'è lo spritz? Oh, cheers. Ah, i bicchieri sono di plastica comunque. Not bad. Il mio cocktail è $18. Ho preso un vodka, limone e fragole, champagne. Il mio $17. Il suo $17. Spritz. Però ha detto che merita. Sì, no. Solo se merita è buono. Sì, sì, sì. Se no, no. Cheers, guys. Public. Ah, questo è il conto, non so se vi ricordate che in un altro vlog vi avevo spiegato come lasciare le mance. Intanto qui ci sono le tasse e vi metto nell'info box il video di come lasciare le mance a New York. Che è assurda già con New York? Perché c'è troppa gente. Perché c'è troppa gente? C'è un sacco di gente, ma guarda quanti palazzi. Ma sei sicuro? Non è normale, c'è troppa gente. Io vengo da Genova. Che è grossa, praticamente quanto il Queens. No, meno, il Queens fa molti più abitanti di qua. Molti di più. L'ho visto. Il Queens fa tipo 3 milioni di abitanti. E casa, è casa nostra, casa storia? A storia, non lo so quanti ne fa. Quanti ne fa? No, quanti ne fa Genova?
Genova fa 650.000 abitanti. Vabbè, dai, quasi come storico. Esatto, cioè la mia città è come un quartiere. Capisci che è folle, non è normale. Non c'è, c'è troppa gente lì. C'è troppa gente. Quindi torni a Genova. Sì, tocca tornare a Genova. Usciti dal public, stiamo aspettando la metro per andare a Williamsburg, vi porto in un altro rooftop a Brooklyn, allo Skylark. Siamo arrivati un po' troppo presto e quindi c'era poca gente, però in generale tra lo Skylark e il public il vibe è un po' diverso, infatti anche Giacomo ha apprezzato molto il public. Sì. Siamo arrivati a Williamsburg. Prima volta per Giacomo. Giacomo, voglio andare lassù, hai capito? Andiamo, andiamo. Quel bar lì. Nella cisterna. Nella cisterna. Siamo arrivati al Williamsburg Hotel. Cioè il Williamsburg Hotel rooftop è una cosa indescrivibile, soprattutto il cielo in questo momento che è tutto colorato di rosa e arancione vicino alle mie spalle. Se riesco domani o questa settimana torno e vi faccio vedere com'è la Water Tower, che vi dicevo che oggi è chiusa perché è lunedì. Abbiamo trovato un divanetto, adesso sciogliamo qua, stiamo aspettando il drink. Io ho preso, penso, un vino, ancora non lo so, Giacomo. Io ho preso un gin tonic. Bye guys! Non vi posso descrivere le sensazioni di questo momento. Bellissimo. E lei ha la bagnina, portaci di sopra, please! Ok, allora, stavo bevendo un vino con Giacomo, è arrivata lei e praticamente mi ha detto: ma tu sei Chiari Lady Boss perché io ti seguo su Instagram, oh my god, è una fotografa e ha detto che è italiana. Tu parli italiano? Not really. Come parlo io inglese. Come parla lui inglese, ok, quindi diciamo che sta iniziando. E niente, l'abbiamo invitata sulla nostra reggia, al nostro divano. E vi dico di più, la bagnina che è da quella parte è venuta a chiedermi una cosa del microfono della telecamera e forse ci porta lassù. In ogni caso c'è una luna di Dio fantastica e sto adorando questo tramonto, è una cosa spettacolare. What do you guys think about the sunset? I love it. Look at me. Can you get it? Ok, è arrivata la manager e ci porta di sopra. What do you mean, like right now? Yeah, yeah. There you go. Okay, perfect. Thank you. Yeah. Is your first time up here? Up here, yes. Yeah. Okay, cool. At the rooftop, no. Okay. Yeah, because I remember the only party usually starts down here. I want to try that because I've never been. Right? Ce l'abbiamo fatta. Sunday's è arrivata five, la manager. Yeah. Ci sta portando su. Che solitamente giovedì e domenica sono le feste members only. Damn! Siamo riusciti a salire, guardate che figata! Love it! Sono nel Water Tower, che figata di Dio! Eccolo qua! Sure, let's go! Members only is the name of the party? Yeah, okay. I know, Sundays. Thursdays and Sundays or just Sundays? It's just Sundays. Just Sundays. I think, oh, wait, I think is Thursday, Sunday? Yeah, yes. Okay. I think we did like a Sunday.
Thursday party like once maybe, I don't know. Okay. There was like one time, they're always on Sundays at 5 p.m. Do you need an invite for that? Guest list. It's a guest list and they only charge something at the door? Yeah. Yes. Oh, it's air conditioning here. We're a little boozy, but... I think we really like this new manager. Grazie Vasha! She made it happen! She's amazing, Polish, European vibe. Grazie! Grazie! No, wait. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Anche questo vlog è finito. Allora, c'è da dire una cosa. Il rooftop più figo è stato sicuramente il Williamsburg. Assolutamente sì, il più bello. Il più bello, il più bello. Sono successe un sacco di cose lì dentro. Cerchiamo quindi... di non farci investire, eh. No, ci abbiamo 6 secondi in più. Quindi votiamo Williamsburg. Voi cosa votate? Quale rooftop vi è piaciuto di più? Fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere se il video vi sia piaciuto. Per oggi è tutto da Chiari, Lady Boss, Giacomo, Genova e New York. Ciao a tutti. E Brooklyn. Bye guys, noi aspettiamo il taxi.